quindi, per completarla guardando i circuiti dinamici in evoluzione forzata. Ricordate che ieri abbiamo detto che dato un circuito lineare dinamico, quindi rappresentato l'equazione x puntuale x più b, per più g abbiamo detto, con una certa condizione iniziale, è sempre possibile scrivere la soluzione di questo circuito come somma di due termini, uno dei quali l'abbiamo chiamato evoluzione libera, l'abbiamo analizzato ieri in dettaglio, l'altro si chiama evoluzione forzata ed è quello su cui ci concentriamo questa mattina. Allora, che non vado in evoluzione libera, ma mi attengo a quello che devo. Allora, ricordiamo che cos'è l'evoluzione forzata. Essa è la soluzione, quello che abbiamo detto ieri, x con f punto uguale a x con f più g, quindi ci mettiamo il forzamento, cioè il termine noto, e imponiamo condizioni iniziali nulle. Istante t con 0, vabbè, poi nel proseguo la lezione io stabilirò t con 0 come 0, per il momento mi tengo sul generale, poi ci metteremo nel caso in cui questo è nullo. Allora, questo è il sistema di equazioni che dobbiamo risolvere. Allora, la prima cosa che vi faccio osservare, molto importante, è che su questo sistema di equazioni, quindi per l'evoluzione forzata, vale la sovrapposizione degli effetti. In altri termini, faccio così quest'altra lavagna, se il termine noto, forzamento, è la somma di due termini, appunto per esempio uno dovuto a un generatore di tensione, uno dovuto a un generatore di corrente, per esempio, è facile vedere che la soluzione x con f è pari alla somma x con f1 più x con f2, che avrei facendo agire separatamente i due pezzi di cui si compone g. Basta mettere dentro l'equazione una banalità. Sull'evoluzione forzata quindi vale la sovrapposizione dei effetti, cioè possiamo fare agire i generatori uno alla volta, come già sappiamo fare. Vi faccio osservare esplicitamente che questo in generale non è vero per l'evoluzione completa, cioè la somma di evoluzione libera e forzata. Il motivo risiede nel fatto che io, quando devo imporre la soluzione, devo trovare la soluzione completa, devo imporre anche delle condizioni iniziali. Quando io vado a fare la sovrapposizione degli effetti, nell'evoluzione forzata ciascuna soluzione x con f1, x con f2 avrà condizioni iniziali nulle e quindi la somma avrà condizioni iniziali nulla, ma se io facessi la sovrapposizione di effetti partendo da condizioni iniziali non nulle, rischierei di avere una condizione iniziale complessiva sbagliata facendo la somma. Chiaro? Quindi per questo motivo la sovrapposizione di effetti si può applicare in maniera tranquilla solamente all'evoluzione forzata. Vabbè, questo era, diciamo, un inciso che poi ci tornerà comodo fra un po', penso per il momento è un'osservazione. Allora, torniamo a noi. Lo cancello, così. Poi andiamo un po' di là. Dunque, abbiamo questa soluzione. Vi ricordo, lo scrivo qua in mia memoria, che la soluzione complessiva, quello che vi ho detto un minuto fa, è la somma dell'evoluzione libera che abbiamo studiato ieri diffusamente e di questa evoluzione forzata su cui ci concentriamo oggi. Allora, come trovare l'evoluzione forzata? Allora, noi abbiamo da risolvere questo sistema di equazioni differenziali che non sono omogenee perché c'è un termine noto legato alla presenza dei generatori. Quindi sappiamo, per quello che già abbiamo visto nel caso dei generatori dei circuiti dinamici del primo ordine, che la soluzione x con f di t si può scrivere come somma di due pezzi, l'integrale generale dell'equazione omogenea associata, ricordate, no, quello che facemmo con i circuiti del primo ordine, che chiamo x con 0, più un integrale particolare xp di t.
il quale ovviamente dipende dai generatori questa volta, perché è un'integrale particolare dell'equazione completa, quindi inclusa dei generatori. Sono le cose che già dicevamo per i circuiti del primo ordine. Bene, di questi due pezzi, il primo non ci dice nulla di nuovo in realtà. Perché? Se ci pensiamo, x con 0 è l'integrale generale dell'equazione omogenea associata a questa, ovvero l'equazione che ottengo da questa, imponendo 0 come termine noto. Ma questa, se ci pensate, è esattamente la situazione che ci siamo trovati con cui ci siamo trovati a confrontarci ieri. Quando ieri abbiamo risolto l'evoluzione libera del circuito, abbiamo appunto risolto la situazione in cui il termine noto era 0. Quindi tutto quel che abbiamo detto ieri per l'evoluzione libera vale tale e quale qui per questo pezzo x con 0 dell'evoluzione forzata. Chiaro? Quindi, in particolare, supponendo, come sempre faremo, che le frequenze naturali siano distinte per il circuito, che quello è un caso particolare, come dicevo ieri, non tratteremo quello di frequenze naturali coincidenti, x con 0 di t sarà la somma di modi di evoluzione, così come quello di ieri, esponenziali di questo tipo. Ok? Chiaramente cambieranno i coefficienti CK che dipendono chiaramente dalle condizioni iniziali, come abbiamo visto. La struttura della soluzione è esattamente la stessa. Bene. Che cosa ho quindi io? Quando io vado a considerare la soluzione complessiva X, io avrò, sostituendo a x con f questa divisione, questo. Ciò mi permette di capire immediatamente come fare a trovare x con p, che è l'ultima cosa che mi è rimasta, perché x con 0 abbiamo visto quell'espressione. Beh, x con L ha un'espressione analoga a questa, la scrivo qui, sarà sommatorio con altri coefficienti, chiamo CK primo per dire altri numeri che moltiplico, ma la struttura è la stessa. È quello che abbiamo visto qui. Quindi vuol dire che la somma di questi due termini è in pratica una combinazione di modi di evoluzione esponenziale. No, quando io li combino hanno tutti e due la stessa forma, quindi posso, diciamo, sommarli in un certo senso ad avere questi modi di evoluzione variamente combinati. Ma sempre un'espressione di quel tipo è. Se io suppongo che, come sempre noi faremo, che il mio circuito dinamico è tale per cui la parte reale delle frequenze naturali è minore di zero, vi ricordate quello che dicevamo ieri sui circuiti dissipativi, no? Se la parte statica è strettamente passiva, noi abbiamo che la parte reale delle frequenze naturali deve essere minore di zero, no? È quello che abbiamo visto ieri. Ebbene, se siamo in questa situazione, come sempre noi saremo nei nostri casi di interesse, allora, questo termine sarà un termine che va a zero per t che tende all'infinito. Cioè sono tutti esponenziali decrescenti, ovvero sinusoidi smorzati. Quello che abbiamo visto qui. Equivalentemente, quando t0 tende a meno infinito, analogamente questi vanno a smorzarsi. T0 che tende a meno infinito significa meno T0 tende a più infinito, lambda k negativo significa l'esponenziale tende a 0, no? Questo vuol dire che nelle ipotesi di circuiti dissipativi, in cui noi sempre ci metteremo, la quantità x con p
è ciò che rimane della soluzione complessiva per tempi molto lunghi. Cioè dopo aver fatto estinguere tutti quanti i modi di evoluzione della rete, secondo le frequenze naturali. Chiaro per tutti? In altri termini, se ricordate quello che dicemmo a suo tempo, questa può essere interpretata come la soluzione di regime per il circuito. Ricordate, la soluzione di regime è quella che si ottiene facendo il limite per t con 0 che tende a meno infinito, cioè applicando diciamo a meno infinito le condizioni iniziali, supponendo che questo limite esista e sia indipendente dalle condizioni iniziali. Vi ricordate, no, quello che dicevo? Ebbene, in questa situazione, supponendo la rete passiva, dissipativa, essendo lambda k appartenente negativa, x con p coincide proprio con questa soluzione di regime, ammesso che esista chiaramente. Ne consegue che questo pezzo qua, che è la differenza tra la soluzione complessiva e la soluzione di regime, è quello che abbiamo chiamato termine transitorio. D'accordo? Allora, a questo punto, poiché abbiamo interpretato x con p come la possibile soluzione di regime se esiste per il circuito in esame, sappiamo anche come trovarla in molti casi di nostro interesse. Ad esempio, se tutti i generatori della rete fossero sinusoidali, noi già sappiamo, vi ricordate quello che studiamo, che a patto di aspettare un tempo sufficientemente lungo, la rete raggiunge un regime sinusoidale che può essere trovato con il metodo fasoriano. Quindi noi possiamo trovare x con p, l'ultimo pezzo che era rimasto, con i fasori. Questo quadro generale ci permette anche di capire sotto che condizioni raggiungiamo il regime sinusoidale e in quanto tempo, diciamo così, raggiungiamo il regime sinusoidale. Allora, per raggiungere il regime sinusoidale c'è bisogno che la rete sia dissipativa, cioè che quelle parti reali delle frequenze naturali siano minori di 0. E quanto tempo dobbiamo aspettare dipende appunto da queste frequenze naturali. Dobbiamo aspettare 5 volte la costante di tempo più lenta del circuito. Qui adesso, poiché è un circuito dinamico di ordine generico, ci saranno dinamiche su diverse scale di tempo, non c'è una sola costante di tempo come nel circuito del primo ordine, ci sono diversi, diciamo, costanti di tempo in un certo senso. Dobbiamo prendere la più lenta e aspettare 5 volte la più lenta, diciamo così, per far estinguere tutto il termine transitorio. Quindi raggiungeremo la soluzione di regime sinusoidale quando tutto il termine transitorio si sarà estinto, ovvero tutti quanti i modi di evoluzione si saranno estinti. Questo che vi ho enunciato a parole, diciamo così, alle volte si chiama anche teorema fondamentale del regime sinusoidale, che appunto dice quel che vi ho detto, cioè dato una rete esponenzialmente stabile, cioè tale che le parti reali dei... quindi una rete lineare dinamica a tempo invariante esponenzialmente stabile, cioè con parti reali delle frequenze naturali minori di zero, allora a patto di far estinguere tutti i modi di evoluzione si raggiunge un regime sinusoidale calcolabile coi fasori. Questo dice il teorema fondamentale del regime sinusoidale, che è esattamente quello che vi ho detto io prima. Lo trovate anche scritto sui libri enunciato, ma il concetto è questo qua che vi ho detto. Bene. Analogo discorso possiamo fare se i generatori della rete, invece di essere sinusoidali, sono costanti. Mutatis mutandis, noi raggiungeremo una situazione di regime costante a patto di aspettare un tempo sufficientemente lungo, bla bla bla, e questa situazione di regime costante si potrà trovare semplicemente cortocircuitando gli induttori e aprendo i condensatori nella rete di partenza. Vi ricordate quello che facevamo? No? Fale fa quale, evidentemente. Ecco che quindi
abbiamo capito che quando abbiamo a che fare con generatori costanti e generatori sinusoidali, sappiamo fare tutto, sappiamo risolvere la teoria. Perché? Il termine transitorio si scrive come combinazione dei modi di evoluzione che abbiamo ampiamente studiato lì. Quindi dovremo trovare le frequenze naturali e scrivere questi esponenziali. E questo è, diciamo, un pezzo. Il termine di regime può essere trovato o con i fasori o con cortocircuitando e aprendo i bipoli alla bisogna. Quindi sappiamo calcolare tutto e faremo degli esercizi in cui chiaramente applicheremo questa cosa. Bene, quello che quindi noi dobbiamo fare è trattare il caso di generatori arbitrari, cioè generatori qualsiasi. Allora, per generatori qualsiasi, per calcolare l'evoluzione forzata, abbiamo a disposizione vari metodi. Noi ne studieremo un paio, li applicheremo chiaramente un paio. Allora, il primo metodo che studiamo per calcolare l'evoluzione forzata, siamo in quella situazione, è quello dell'integrale di convoluzione. Allora, vediamo questo metodo in che cosa consiste. Ok. Allora, per prima cosa, supponiamo che nella rete in questione agisca un solo generatore indipendente. Questo non è limitativo, perché poiché vale sulla evoluzione forzata la sovrapposizione degli effetti, possiamo far agire un generatore alla volta e studiare quindi la situazione in cui agisce solo un generatore e gli altri sono spenti. Quindi, diciamo, quello che dico ci serve per risolvere in qualsiasi caso. Allora, diciamo UDT, l'andamento temporale, per t maggiore o uguale a t con 0, chiaramente, siamo sempre in quell'intervallo di tempo, del generatore in questione. Quindi ho questo generatore, sarà un generatore di tensione, di corrente, non lo so, perché chiamo dt il valore di tensione di corrente da esso erogato, in funzione del tempo. Ripeto, siamo in una situazione in cui dt è generico, quindi non è né una costante né una sinusoide. È una funzione generica del tempo. Allora, faccio questo calcolo. Allora, che ho fatto? Faccio l'integrale tra meno infinito e più infinito di u di alfa, questa funzione, ho chiamato alfa la variabile integrazione, che è muta, quindi la posso chiamare come variabile, u di alfa, quindi è questa forma d'onda che sarà quel che sarà, per la funzione delta di Dirac. Vi ricordate la funzione impulso che abbiamo introdotto qualche lezione fa, quella fantomatica funzione, che funzione non è una distribuzione in termini di linguaggio analisi funzionale, quella distribuzione che vale 0 dappertutto tranne che nell'origine ed è tale che l'integrale a cavallo dell'origine fa 1. Ricordate la proprietà che vediamo all'epoca. Allora, se la funzione delta delta di t, ma lo faccio qua, va? Delta di t uguale 0 per ogni t diverso da 0, ricordate? E l'integrale fra meno epsilon e più epsilon di delta di t in dt uguale 1. Queste sono le proprietà che vedemmo all'epoca. Funzione impulso di Dirac di ampiezza unitaria.
Allora, poiché la funzione delta di t è, diversa, è uguale a 0 per tutti i t diversi da 0, qui in questo integrale, questa funzione delta di t meno alfa è uguale a 0 per tutti gli alfa diversi da t. No, deve essere 0 l'argomento, cioè deve essere alfa uguale a t. Questo vuol dire che questo integrale può essere esteso a cavallo di t senza cambiare il suo valore. Ripeto quello che ho detto. La funzione delta t meno alfa è nulla dappertutto tranne in corrispondenza di t uguale alfa. Quindi io l'integrale, invece di farlo da meno infinito al più infinito, lo faccio proprio attorno a t. Chiaro? Questo dice che in pratica, se questa è in funzione di alfa, perché lì sto ragionando in funzione di alfa, delta di t meno alfa sarà centrata qui. Questa è ci metto una freccia, questo normalmente si indica così, delta di t meno alfa, no? Quindi io faccio l'integrale a cavallo, invece di farlo a meno infinito a più infinito, lo faccio a cavallo di t dove è concentrata questa funzione, perché poi è zero dappertutto. D'accordo? Allora, supponendo u di alfa una funzione continua, non ci mettiamo in casi difficili, u di alfa frattino epsilon t più epsilon si può ritenere costante, pari al valore u di t. Immaginate la funzione u di t, u di alfa, questa è u di alfa, una funzione così, generica. Quando vado a fare l'integrale tra t meno epsilon e t più epsilon, prendo il valore praticamente a t, se, non, se epsilon tende a 0 chiaramente pesco proprio il valore. Per l'integrale tra t meno epsilon t più epsilon delta di t meno alfa di alfa. Ok? Mi avete seguito? Beh, ma questo integrale, grazie alla proprietà della delta, fa 1, no? E l'integrale di delta a cavallo di quella centrata, quindi fa 1, basta cambiare le variabili, viene immediatamente la realtà, e quindi questo risulta u di t. Questa è la cosiddetta proprietà di campionamento della funzione delta. Cioè la funzione delta, quando facciamo l'integrale di quel tipo lì, riesce a selezionare, grazie al fatto che è già infinita in quell'istante, riesce a selezionare solo e esclusivamente il valore della funzione in quell'istante lì. Ok? Quindi la funzione delta di t meno alfa integrata così campiona la funzione u di alfa proprio all'istante t, la becca proprio lì. Chiaro? Questa quindi è la proprietà di campionamento della funzione delta di t. Perché ho fatto tutto questo martingegno? Perché a questo punto noi possiamo scrivere u di t come l'integrale fra meno infinito e più infinito, riscrivo questa cosa qui, di alfa delta t meno alfa di alfa. Allora, per fare questo integrale, chiaramente, io posso usare diciamo un ragionamento al limite, suddividere l'intervallo integrazione meno infinito più infinito in tanti, diciamo, sottointervallini indicati con un indice k, e su ciascuno di essi faccio l'approssimazione di tenere costante la funzione integrante. Adesso sto facendo questo prescindendo da com'è la natura diciamo, dell'integrante, no, questo vale a prescindere. Quindi abbiamo u di alfa k delta di t meno alfa k per delta alfa. Supponiamo che gli intervallini abbiano tutti la stessa ampiezza per semplicità, non è piccolo. Quindi in pratica ho preso questo intervallo, l'ho suddiviso in tanti intervallini a ampiezza delta alfa e ho fatto la mia approssimazione. Ok. Bene. Questo come si può scrivere? Questo modo.
messo insieme questi muri semplicemente. Allora, in ingresso quindi, questa ricordate è il mio, la mia funzione di ingresso, cioè è la tensione erogata dal generatore di tensione che alimenta la rete, no? Immaginate. Allora, in ingresso quindi ho la somma di tanti termini di questo tipo, sommatoria di questa quantità per delta di t meno alfa t. Grazie alla sovrapposizione degli effetti, io posso fare agire ciascuno di questi termini separatamente. Quindi ho preso questo, questo ingresso, lo suddivido come somma di tanti pezzi, adesso riapplico la sovrapposizione degli effetti per far agire ogni pezzo singolarmente. Allora, qual è la, la soluzione a ciascuno di questi pezzi? Quindi li faccio agire adesso singolarmente. Allora chiamo yk di t la soluzione per ciascuno di questi pezzi, per il kesimo di questi pezzi. Allora, come è fatto il kesimo di questi pezzi? C'ha un termine che è un numero, questa quantità, che moltiplica questa funzione del tempo. Lo vedete, no? Questa funzione del tempo che è delta di t meno alfa k. Allora, poiché la rete è lineare, allora la risposta a questa quantità per delta alfa k è pari a questa quantità per la risposta ad alfa k. È lineare la rete, quindi se io moltiplico delta per 5, la risposta che ho in uscita è 5 volte la risposta a delta. Questo sto dicendo. Quindi qua scriverò uk alfa k per delta a per, e ci devo mettere la risposta a delta. Allora, poiché questa delta, vedete, è traslata della quantità alfa k, se io suppongo la rete tempo invariante, cioè al variare del tempo non cambio questa rete, allora la risposta a delta di t meno alfa k è pari alla risposta a delta traslata della stessa quantità. Cioè se io applico delta dopo 10 secondi, la risposta che ho è la stessa che avrei applicando il delta in 0, però traslando tutto in 10 secondi, perché niente cambia al traslare del tempo, se la rete è tempo invariante. Se io chiamo h la risposta alla funzione delta, io avrò qui h di t meno alfa k. Quindi la funzione h di t è la funzione di risposta della rete all'impulso. Cioè, se io mettessi come generatore un impulso delta di t, avrei in uscita, per la generica grandezza circuitale, la grandezza h di t. Chiaro? Chiaro quello che sto facendo? Chiaramente la risposta complessiva, quindi la generica grandezza circuitale, si scriverà come sommatoria di tutti questi contributi, perché qui ce ne sono infiniti, chiaramente, e quindi scriverò sommatoria su k di uk alfa k delta alfa per h di t meno alfa k. Se io faccio il ragionamento al limite al contrario, questo diventa l'integrale fra meno infinito e più infinito di u di alfa h t meno alfa di alfa. Questo è y di t. Questo si chiama integrale di convoluzione.
Quindi per trovare la generica grandezza circuitale dovuta a un generico ingresso U, io devo fare questo integrale, in cui qui ci metto la funzione, la forma d'onda della tensione in ingresso, la corrente in ingresso, il forzamento, e qui ci metto la risposta impulsiva del circuito, cioè la risposta che io avrei quando in ingresso c'è un impulso. Quindi il problema, se volete, si sposta nel calcolare questa risposta impulsiva, cosa che poi ci avvieremo a fare con un altro metodo adesso vi faccio vedere. Chiaro? Bene. Vi faccio osservare che H di T è la risposta all'impulso centrato in T uguale 0, delta di T. Quindi metto delta di T in ingresso e ho H di T in uscita. Questo vuol dire che per istanti precedenti a 0, H di T deve essere nullo, perché io ancora non ho applicato l'ingresso. Questa si chiama proprietà di causalità, non casualità. Non è causale, cioè causa-effetto. Cioè, in questi circuiti, chiaramente, l'effetto non può precedere la causa. La causa è delta di T. L'effetto deve venire dopo. Quindi deve venire per tempi successivi a zero. Quindi, H di T, per la proprietà di causalità, deve essere uguale a zero per ogni T minore di zero. Questo vuol dire che questa quantità, H di T meno alfa, è nulla quando alfa supera T. Vedete, qua c'è un segno meno. E quindi questo integrale come estremo superiore ammette T in realtà. Allora, come estremo inferiore, chiaro, no? Perché aspetta. Come estremo inferiore, diciamo, possiamo mettere meno infinito in generale, però qui poi vedremo tra un po' che metteremo l'istante iniziale t con 0, perché supponiamo che prima di t con 0, cioè l'istante in cui applichiamo le condizioni iniziali, sia tutto nullo sostanzialmente. Noi ricordiamo, facciamo l'evoluzione forzata, quindi a t con 0 è tutto 0. Per come è scritto lì, no? E quindi, diciamo, non ha senso tornare indietro rispetto a t con 0, perché è tutto nullo prima di t con 0. E quindi questo integrale si estenderà alla fine fra t con 0 e t. Va bene. Quindi questo è un primo modo per trovare l'evoluzione forzata y di t in termini di una qualsiasi grandezza circuitale usando questo integrale di convoluzione. Resta però il problema di trovare la risposta all'impulso. Vabbè, io potrei farlo semplicemente mettendo l'impulso in ingresso e vedere cosa succede, risolvere il circuito come so già fare e vedere cosa viene fuori. In realtà il secondo metodo che adesso vedremo ci permette, come sottoprodotto, diciamo così, di calcolare anche la risposta all'impulso, quindi applicare anche questo metodo qua, in maniera più semplice. Allora, il secondo metodo che noi vediamo per risolvere l'evoluzione forzata è quello basato sulla trasformata di Laplace e l'impedenza operatoriale. Allora, cancello qui. Questo ce lo ricordiamo.
Allora, la trasformata di Laplace, che è l'altro metodo che noi usiamo per trovare l'evoluzione forzata, è un'operazione matematica, una funzione, una trasformazione matematica molto importante, di cui noi non tratteremo chiaramente i dettagli matematici. Questi saranno analizzati nel corso di analisi, anzi, da quello che ho sentito dire al professore Cavatillo, in particolare ci sarà attenzione su questi aspetti nel corso di secondo semestre, quello da 3 crediti opzionale, in cui verranno dati, diciamo, i dettagli su questa trasformata di Laplace. Noi la usiamo come strumento, però per capirla a fondo bisognerà, diciamo, approfondire la matematica. Bisognerà che voi approfondiate la matematica. Allora, prima cosa, diciamo, per semplicità di notazione chiameremo l'istante iniziale 0, diciamo, non ci preoccupiamo di generalizzare troppo, ci teniamo su questo, altrimenti poi la notazione diventa realmente pesante. Allora, consideriamo una funzione f di t. Non sto a dire nulla sulle proprietà e regolarità che questa funzione deve avere, diciamo, me lo risparmio. Siamo interessati chiaramente alla situazione t maggiore o uguale di 0, perché l'istante iniziale è 0, quindi ci interessa da 0 in poi. Allora, la trasformata di Laplace è in qualche modo una generalizzazione del metodo simbolico che abbiamo visto per le funzioni sinusoidali. Noi cosa facevamo nel caso del metodo simbolico? Facevamo corrispondere ad una funzione del tempo molto particolare, una sinusoide, una funzione complessa del tempo. Qui facciamo una cosa analoga, cioè a questa f di t, funzione questa volta generica del tempo, di cui non sappiamo nulla, facciamo corrispondere questa funzione complessa di variabile complessa. La indicherò con L di F o F grande di S, questa è la notazione che useremo. Quindi prendiamo l'F di T e facciamo corrispondere F di S. Ho questo integrale, vedo integrale che va da 0 più infinito in dt. S è una generica un generico numero complesso, ok? Quindi sta nel piano complesso. È chiaro che poiché questo integrale va da 0 più infinito, ha senso porsi il problema di quando questo integrale converge, non è scontato. E in particolare si vede che esistono delle condizioni per garantire la convergenza di questo integrale, e l'insieme dei punti S del piano complesso in cui c'è convergenza di questo integrale si chiama appunto regione di convergenza della trasformata. È possibile invertire questo legame chiameremo L a meno 1 il legame inverso. Noi faremo questa operazione inversa, questa F sembra L, scusate, lo scrivo un po' meglio. Noi faremo questa operazione di antitrasformazione con delle tecniche specifiche che farò vedere più tardi. Ed è possibile vedere, sempre diciamo matematicamente, che se io considero una funzione complessa di variabile complessa che gode di particolari proprietà, particolare che è una funzione analitica, nella regione di convergenza, allora è possibile fare adesso corrispondere la funzione f di t per t maggiore o uguale di 0. Ma ci sono delle proprietà matematiche che possono essere studiate. Allora, quello che noi faremo, come vi dicevo, è usare questa trasformata di Laplace
in maniera, diciamo, operativa, senza porci tanti problemi dal punto di vista matematico. Ve li posso voler annuire rigorosamente. Vabbè. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente ci baseremo su tabelle di trasformate e antitrasformate. Cioè non staremo a applicare ogni volta la definizione per trovare trasformate e antitrasformate, ma ci serviremo di trasformate notevoli sostanzialmente. Per esempio, alcune delle quali faccio vedere qui, mi porto qui. Allora, la trasformata dell'esponenziale, quindi la trasformata della funzione esponenziale e elevato ad a per t, è pari a 1 diviso s meno a. Quindi se io prendo questa funzione elevata a t, la metto qui dentro, faccio i miei calcoli, viene fuori che la trasformata è questa. Ovviamente dovrei definire qual è la regione di convergenza, vabbè, non sto qui a dirlo, ma insomma... questo lo si trova sui libri. Beh, non ci preoccupiamo di questi dettagli matematici, quindi lo prendiamo per buono, diciamo così, anche se dovremmo sapere che ci sono dei limiti poi di applicabilità di queste cose. Poi altre trasformate notevoli: se io considero la funzione u di t, u di t è la funzione gradino, cioè la funzione che è 0 per t minore di 0 e 1 per t maggiore o uguale di 0, la funzione gradino che immagino conosciate, no? Se io faccio la trasformata della funzione gradino, ottengo 1 meno s, scusate, 1 su s. Altra trasformata importante è la trasformata della funzione delta di Dirac. Che fa 1. Tutte queste cose si possono appunto trovare sostituendo la funzione qua dentro e facendo questo integrale, quindi anche sui libri lo trovate, insomma, si svolge questo integrale, non è particolarmente difficile se fatto senza, diciamo, tanti sofismi matematici. Lo trovate sui libri, insomma, noi lo prendiamo per buono. Poi si possono fare anche trasformate, per esempio, del seno, vi cito anche questa che può essere utile, L di seno omega t. Dove sta? Ecco. 1 su s quadro più omega quadro, omega è la pulsazione della funzione sinusoidale considerata. E così ce ne possono essere tante altre, voglio dire, di funzioni di cui all'occorrenza si possiamo trovare su, per esempio sul testo che vi ho consigliato, i valori. Allora, quali sono le proprietà per noi salienti di questa trasformata? Perché ci interessa questa trasformata? Perché la usiamo? Beh, ci sono varie proprietà che la rendono particolarmente interessante. Allora, proprietà di unicità. Che vuol dire? Vuol dire che, diciamo così, a trasformate uguali corrispondono funzioni uguali. In realtà questa uguaglianza nel dominio del tempo c'è quasi ovunque, come si dice in linguaggio matematico, ovvero dappertutto tranne che un insieme a misura nulla, come sapete dalla matematica. Vale, ma ai nostri fini, diciamo, poco importa, diciamo che c'è questa proprietà di unicità, cioè a trasformata uguale corrispondono funzioni uguali, chiaramente viceversa. Bene. La proprietà di linearità ci dice che se io faccio la trasformata di una combinazione lineare di funzioni, ottengo la stessa combinazione lineare della trasformata delle funzioni di partenza.
F1 di S più K2 F2 di S. Quindi a combinazioni lineari corrispondono le stesse combinazioni lineari. Poi c'è un teorema che si chiama teorema di Borel, che mi dice che la trasformata dell'integrale di convoluzione, quello che abbiamo visto qualche minuto fa, di due funzioni è uguale semplicemente al prodotto delle trasformate. Quindi l'integrale di convoluzione si trasforma in maniera molto semplice, semplicemente facendo il prodotto delle trasformate. Questo già ci fa intuire che poi tramite questa proprietà riusciremo a calcolare in maniera, diciamo così, semplice poi quel che ci serve per fare il calcolo dell'integrale di convoluzione. Okay. E poi la proprietà, diciamo, forse più importante, vabbè, oddio, diciamo, sono tutte importanti, vedi. Comunque, la proprietà che poi ce lo fa essere utile questo metodo è la proprietà di derivazione, che ci dice che la trasformata della derivata di una funzione f rispetto al tempo è uguale a S per la trasformata della funzione meno F valutata in 0. Oh, poiché io sono in evoluzione forzata, le condizioni iniziali a t uguale 0 sono 0, quindi in realtà spesso mi troverò ad omettere questo termine. La proprietà mi dice che ci vuole, però nei casi di nostro interesse per la evoluzione forzata, diciamo, nella gran parte dei casi sarà zero, però ce lo dobbiamo ricordare. Beh, se ci pensiamo, se facciamo mente locale, queste proprietà ricordano molto molto da vicino le proprietà che ci hanno fatto risultare così utile il metodo simbolico. In particolare, vi ricordate, la proprietà di linearità vale anche per il metodo simbolico, cioè combinando linearmente le sinusoidi ho le stesse combinazioni lineari per le funzioni complesse del tempo, ma anche la e soprattutto la proprietà di derivazione. Vi ricordate, nel caso del metodo simbolico, a derivate di sinusoidi corrisponde moltiplicazione per j omega dei fasori, da operazione differenziale a operazione algebrica. Qui succede la stessa cosa, a trasformate, diciamo così, a derivate temporali di funzione corrisponde una trasformata che è moltiplicata per una quantità algebrica, una quantità complessa S, a parte questo termine abbiamo detto in molti casi non ci sarà, è esattamente la generalizzazione di quello che abbiamo visto nel caso del metodo simbolico. Invece di moltiplicazione per G omega c'è la moltiplicazione per S delle trasformate per fare la derivata. Quindi derivare nel dominio di Laplace significa fare un'operazione algebrica, moltiplicare per la quantità complessa S. Quindi capiamo immediatamente che grazie a queste proprietà noi riusciremo a studiare i circuiti di evoluzione forzata usando i metodi che già conosciamo sostanzialmente. Per fare ciò dobbiamo osservare, dobbiamo partire da qual è il modello matematico delle reti di nostro interesse e applicare questa trasformata di Laplace al modello matematico di nostro interesse, che abbiamo detto è quello dei circuiti dinamici lineari in evoluzione forzata. Vabbè, farei un po' di pausa adesso e riprendiamo da qui.